Sulle demolizioni e ricostruzioni difformi dei villini storici della zona sud di Pescara, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da Italia Nostra e dal Comitato Abruzzese del Paesaggio, con i proprietari che ora dovranno provvedere all'abbattimento dei manufatti abusivi. La sentenza, hanno spiegato i promotori dell'iniziativa, pone un punto fermo nella lunga lotta per la difesa del quartiere e in generale dell'edilizia storica di Pescara. Architetto, qual è la situazione e cosa cambia con questa sentenza? Questa sentenza corona una iniziativa decennale che le associazioni, Italia Nostra, il Comitato per il Paesaggio, l'architetto Boccuccia, che ha mobilitato anche i residenti del quartiere, hanno intrapreso per evitare uno scempio. Mette un punto fisso, e cioè che l'edilizia storica pescarese ha valore e come tale non si può intervenire in modi assolutamente disinvolti, come si è fatto e come si continua a fare. Un villino a un piano con una decoro Liberty è stato buttato a terra ed è stato assentito, quindi ha tutte le licenze, un palazzo a quattro piani. Noi per 10 anni ci siamo opposti a questo e abbiamo ottenuto che questo abuso venisse sancito come tale. Quindi questo villino dovrà essere demolito a meno di veramente imprevisti. Questo stabilisce un principio e ci incoraggia. Tuttavia, da allora le norme sono cambiate in peggio. E questa asserita volontà da parte di tutti i poteri pubblici di salvaguardare l'edilizia storica, il patrimonio storico di Pescara, non trova assolutamente riscontro negli apparati normativi. Cioè non c'è una convergenza fra i vincoli della sovrintendenza da un lato, sui monumenti, le cose principali, e la disciplina urbanistica corrente di ogni giorno dall'altro, e solo questa convergenza può portare ad una salvaguardia organica.